Buongiorno, buon venerdì mattina. Ecco la canzoncina mia e della Eli. E finalmente è venerdì, io sto per andare al lavoro, tra l'altro stamattina mattinata super di corsa perché mi sono dovuta preparare da mangiare. Mi sono dovuta preparare da mangiare perché ieri sera mi sono letteralmente dimenticata di prepararmi il pranzo per oggi e quindi me lo sono dovuto preparare stamattina di corsa. L'avrei fatto poi ieri quando mi sono accorta di non esserci riuscita e di essermelo letteralmente dimenticato, ma poi non l'ho fatto perché avevo paura di addormentarmi, perché ho pensato devo aspettare che bolle l'acqua, devo aspettare che cuocia la pasta, devo aspettare che cuociano gli zucchini, quindi mi sono detta ho troppi passaggi dove devo aspettare, preferisco evitare di addormentarmi, anche perché una volta mi è successo, meno male che c'era Mauro sveglio che ha sentito odore di bruciato e mi ha detto: "Avevi mica qualcosa in pentola?" Sì, così mi sono alzata. Vabbè, tutto da buttare. Quindi, visto che è anche abbastanza pericoloso, ho evitato. Allora, stamattina ho messo la maglia, adesso ve la faccio vedere che ho preso da Zara. L'ho lavata ieri perché adesso con la lavatrice nuova continuo a lavare, a lavare, a lavare. E mi sono lavata la maglia, l'ho buttata in asciugatrice, tra l'altro anche i pantaloni, e ho fatto proprio un lavaggio completo, quindi sono un po' stropicciati, ma non importa, li metto. Però volevo farvi vedere che carina che è. Nella sua semplicità la trovo veramente carinissima. Allora, guardate un po' che carina che è, molto semplice, ma la trovo veramente molto molto carina. Mi piace proprio tanto, morbida. E poi mi piace molto il collo, proprio super super carina. Poi vabbè, a me piace perché non ha la manica tagliata proprio sulla spalla, ma ce l'ha più bassa, quindi un pochino più non lo so, un pochino più sbarazzina. E poi ho messo la collana che mi ha regalato una ragazza che mi segue e ce l'ho spesso, che va guardate un po', si va ad abbinare col bracciale che mi aveva regalato l'Ale, vedete, sempre con la casetta di Vesto Pazzo e quindi niente, ecco qua. Allora, adesso io vado al lavoro e ci vediamo poi dopo. Sono arrivata a casa in questo momento. Voglio andare a fare una commissione. Prima faccio merenda, mangio il mio solito e triste biscottino e poi vado a fare una commissione perché voglio andare a vedere da Casa Shops se trovo due Acapulco come quelle che ho verdi, ma bianche da mettere qui davanti, perché quelle verdi le utilizzo sotto la tettoia dove facciamo l'angolo relax col tavolo da pranzo e il salottino, divano e le quattro poltrone. Da questa parte qui invece ho il divanetto bianco, quello con i cuscini verdi, però non ho poi le Acapulco perché le Acapulco le sposto di là e quindi ne volevo due, solo due da mettere qui davanti insieme al divanetto, così ho le due zone relax. Questa qui è più comoda perché è davanti alla cucina, quindi noi la utilizziamo la sera magari noi due per sederci o semplicemente quando abbiamo magari degli amici, non abbiamo voglia di andare di là perché magari stiamo cenando e semplicemente ci spostiamo un attimo qua fuori, quindi ne volevo solo due da mettere qui davanti per comodità, così le verdi le lascio solo da mettere sotto la tettoia, tanto sono anche comode d'inverno perché quelle lì si mettono una sopra l'altra e non occupano posto, quindi super comode. Allora, volevo farvi vedere che poi ieri mi sono dimenticata, volevo farvi vedere questi due pacchi che ho lasciato qui perché volevo farvi vedere un attimo con calma. Praticamente Lidl mi ha fatto un regalo, sono felicissima. Sapete che a Natale mi ha invitato all'evento e adesso mi ha fatto questo meraviglioso regalo per San Valentino. Infatti c'è proprio la letterina con scritto: "Ormai ci conosci, amiamo rendere speciale ogni momento. Per questo ti abbiamo inviato la nostra surprise box."
con tutto l'occorrente per vivere un momento speciale insieme alla tua dolce metà. Tante sfiziosità a forma di cuore e il necessario per cucinare ottimi waffle insieme, per regalarvi un po' di relax e molta fantasia in cucina. Buon San Valentino, il team di Lidl. E poi c'è la ricetta per fare i dolcetti, adesso vi faccio vedere. Allora, mi ha regalato, allora vi appoggio qua così non faccio fatica. Allora, mi ha regalato questo qui, la macchinetta per fare questi dolcetti, e tra l'altro all'interno ci sono tutte le piastre proprio guardate, tutte le piastre per fare le forme diverse. E la macchinetta, adesso ve la faccio vedere com'è. Ah, ci sono altre piastre qui, guardate, ce ne sono tantissime. E poi c'è la macchinetta, che è questa qua, che penso cade tutto, della Silver Crest, guardate, super super carinissima, guardate un po', così. E poi mi ha regalato un paccone, anche questo aiuto prendo, dove vi faccio vedere un po' cosa c'è all'interno. Ho acceso la luce perché ormai sta diventando buio, non si vede più niente. Ecco cosa c'è all'interno: un bel succo di melograno, solo zuccheri della frutta, bio, buonissimo, non vedo l'ora di provarlo, guardate. Poi c'era questo qui, che è la salsina, quella da mettere sopra i pancake, che io ho già assaggiato perché l'ho già presa da Lidl diverse volte, buonissima. Comunque è questa salsina buonissima. Poi marmellata, guardate qua, frutti di bosco, confettura frutti di bosco, guardate, che mangerò sicuramente, anche perché nella dieta prevede la marmellata. Poi due confezioni di infusi alla frutta, guardate, uno e due sono uguali, vedete, infusi. Poi ci sono due confezioni di cioccolatini, questi qua a forma di cuoricino, guardate che carini, per San Valentino, impacchettati così in questa scatoletta trasparente. Poi ci sono due confezioni di questi qua, i biscotti della fortuna, quelli dove all'interno c'è il bigliettino. E infine, di questi ce ne sono due, vedete, e infine questi cioccolatini. Quindi questo è tutto quello che c'era all'interno del pacco, ma non è tutto qui. Dicevo, non è tutto qui, perché mi ha mandato anche un meraviglioso copripiumino, guardate, bellissimo, grigio chiaro, con il lenzuolo e ovviamente il coprifedere, le federe, guardate, bellissimo. Quindi grazie a Lidl per avermi omaggiato con questi bellissimi regali, dolciosi e comodi. Quindi grazie Lidl. Adesso vado a fare quella commissione. Tra l'altro si sta anche staccando la telecamera, quindi devo metterla in carica. Non salite in macchina, sto per andare. Tra l'altro, guardate un po', mi sono tolta la giacca perché ultimamente sto mettendo questo piumino bianco, e quindi essendo bianco rischio di sporcarlo col fondotinta. È una cosa che io non sopporto, avere i bordini sporchi di fondotinta. E quindi la prima cosa che faccio quando salgo in macchina è proprio quello di toglierlo. Così almeno evito ovviamente di rovinarlo. Tra l'altro guardate un po' cosa è in macchina, perché per me ormai questa è una fissa. Non so se voi l'avete già provato, comunque chi vuole provarlo ve lo lascio nell'info box. È il mio, fa parte della mia linea di profumatori, e questo qua è ottimo anche da tenere in macchina, perché andate a spruzzarlo quando magari sale qualcuno, dal momento che poi scende andate a spruzzarlo sui sedili, o semplicemente come faccio io la mattina quando sto per andare a lavoro, do sempre una spruzzata, perché mi piace sempre sentire il profumo proprio in macchina. Anche perché ho provato tantissimi profumatori per auto, però sono quelle cose che magari dopo qualche giorno svaniscono. Invece spruzzandolo così un po' nell'aria è molto gradevole.
E quindi è un profumatore appunto igienizzante e profuma, quindi unite l'utile al dilettevole. Quindi anche questo qua assolutamente sempre in macchina. Tra l'altro sono tutta bianca oggi, anche questo qui, cioè proprio intonato, intonato. E basta, adesso vado da Casa Shops. Sono arrivata da Casa Shops e tra l'altro sono le 18 e mi rendo conto di quanto si siano allungate le giornate perché è ancora chiaro. Fino a poco tempo fa alle 6 era già buio, 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 invece adesso è ancora giorno, diciamo così, e mi piace tanto perché a me piace proprio quando le giornate sono un pochino più lunghe perché il buio mi mette un po' di tristezza. Mi piace solo sotto il periodo di Natale, quando si va in giro per i regali con le lucine, così mi piace, però poi no, preferisco le giornate un pochino più lunghe. Adesso vado da Casa Shops che è lì e boh, speriamo di trovare quello che mi serve. Uffa, non ho trovato niente. Mi servivano le sedie, non le ho trovate. Vabbè, pazienza, ho preso altre due cosine che mi servono e ve le faccio vedere poi arrivando però a casa. Anche perché sono entrata che era chiaro e sono uscita che buio. Cosa ho preso da Casa Shops? Allora, ho preso questo. Cos'è? Questa decorazione, perché come vedete ho messo qualche dettaglio sul nero, poco, ma qualcosa ho messo, e quindi ho voluto riprendere con questo qua. Poi tra l'altro sta anche bene perché sta bene in nero insieme all'acciaio, e poi vabbè ho tutte i tastini delle porte con la cornice bianca, ma i tastini sono neri, quindi devo dire che male non sta, quindi mi piace. Mi piace. Quando l'ho visto ho detto, ah, quasi quasi lo prendo, un po' particolare e mi piace. E poi l'altro acquisto è questo qui. Ho preso questo qui per il caffè, perché ormai avendo anche il caffè macinato per la caffettiera, ho voluto prendere un barattolo per il caffè. C'era solo fatto così, c'era solo bianco. Quindi non ho avuto grossi dubbi, c'era un altro tipo sul nero, ma no, a me, io lo preferivo bianco, quindi l'ho preso bianco. Tra l'altro devo nascondere il filo, ma devo sistemarlo dietro al mobilettino perché non mi piace che si veda. E niente, quindi ho messo questo qui con il tappo, ovviamente col coperchietto, ovviamente il legno, così riprende un po' tutto. Quindi questi qua. Allora, sto preparando la cena, io mi farò un piatto di insalatona anche perché mi sono dimenticata di scongelare la carne e quindi niente, non posso mangiare la carne e non ho voglia di mettermi lì a utilizzare il microonde, quindi mi farò una bella insalatona ricca. E Mauro invece sto facendo il risotto con i funghi, quindi Mauro mangerà il risotto e i funghi, io invece mi farò l'insalatona. Allora, adesso andrò a mettere via i pacchi Lidl che ho lasciato qua perché vi li volevo far vedere. C'è Zoettina qui, vero? Adesso volevo spostare la pianta di ulivo fuori in giardino perché ormai non fa più tanto freddo, quindi secondo me fuori potrebbe non soffrire più, quindi la metterò fuori. E basta, preparo la tavola. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings, but now I shine. Giornata terminata, questo mini vlog ci tengo a mettervelo perché voglio recuperare un po' di giornate che non ho fatto e poi finché riesco ad avere un po' di tempo per girarmi fa solo che piacere e basta. Ci vediamo poi se riesco domani con un nuovo video. Ciao, buon weekend!